ci sono sempre stati virus, le malattie infettive, la storia dell'uomo è piena di queste cose, però noi non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo fermarci. Grazie al governo che pensa di difendere la nostra salute, lo ha fatto in tutti i modi possibili, lo ringraziamo, però ora c'è un male peggiore, c'è l'inedia, la paura anche di uscire di casa. Come si fa a vivere così? Come fa l'essere umano a vivere in questo modo? Non può, perché non può vivere per aspettare la morte. Deve creare, essere creativo, fare cose, portare avanti l'umanità, migliorarla. Draghi, fai un atto di coraggio, apri tutto e ti va bene, combattiamo. Come sempre nella vita, i più deboli soccombono e mi dispiace molto, sarò io magari la prima, ma che mi importa, purché vada tutto avanti, perché la gente possa ricominciare a vivere, a sperare in un futuro, a guardare i propri figli con un sorriso, a sapere che potrà provvedere alle loro necessità, altrimenti a che serve che una donna partorisca i figli? A che serve? Che cos'è che la fa soffrire? La della gente, la paura, il fatto di non poter sopperire alle necessità della propria famiglia, a non poter pagare i conti, avere i debiti. È una vita questa, no? Non si può. Noi dobbiamo combattere, lottare con quel coraggio che ci ha sempre distinto, che ci ha portato avanti attraverso i secoli.